Ci troviamo a Patti, dove si è tenuto questa sera al Teatro Beniamino Joppolo lo spettacolo Giocasta Edipo. E siamo qui con la protagonista che interpretava Giocasta, e cioè Caterina Vertova. Caterina Vertova, che ha interpretato, mi permetto di dire, magistralmente il personaggio Grazie. Di Giocasta, è la verità, e l'ha interpretato in chiave contemporanea, un po' tutto lo spettacolo, bisogna dire, è stato reinterpretato, rivisto, riscritto dal regista Stefano Molica proprio in chiave contemporanea. E Giocasta riassume un po' tutte le donne, secondo il mio punto di vista, le donne del passato, del presente e le donne del mito, Medea e tutte le altre che si conoscono. Ma lascio la parola all'attrice per le sue impressioni su come ha vissuto e si è preparata a questo personaggio. Questo fatto di sentirsi non valorizzata dal marito, perché poi sai, i grandi temi poi sono da ridurre anche a dei temi che ci riguardano di più, no? Questo fatto di non sentirsi valorizzato dalla persona con la quale condividi la vita, no? Allora Giocasta c'aveva le sue ragioni per non sentirsi valorizzato, però ognuno di noi non può farci un pensiero? Cioè, quanto l'uomo che abbiamo accanto in realtà fa di noi delle meravigliose donne? Che le donne siano in grado di fare dei meravigliosi uomini, lo sappiamo, perché non c'è grande uomo senza grande donna. Adesso vogliamo rivalutare anche l'altra, questa è una stupida, piccola, no? Diciamo, considerazione che si può fare su questo personaggio. Non parliamo del rapporto poi appunto col marito, del rapporto col figlio, del rapporto con se stessa, insomma questa grande contraddizione di questo enorme amore nei confronti del figlio, nei confronti del marito, che diventa addirittura malattia, diventa maniacale, diventa follia, diventa non più equilibrio, ma insomma lei era trasportata da un grandissimo amore. E chissà noi se ci dovessimo liberare, non completamente, a che punto arriveremmo. Insomma, è una grande occasione per andare a indagare i grandi sentimenti e i grandi pensieri che una donna può avere. Infatti ieri in conferenza stampa si parlava proprio di questo, perché il mito di Edipo si ricollega poi alla psicanalisi, al complesso di Edipo. Molti non conoscono il mito di Edipo, ma conoscono il complesso di Edipo e questo legame con la madre. Ricordiamo brevemente, per chi non lo sappia, Edipo scopre di essersi sposato con la madre, quindi di aver avuto questo rapporto incestuoso dal quale sono nati anche dei figli. E Giocasta a sua volta vive un duplice dolore, perché prima è sposata con il relaio muore, successivamente il relaio non voleva un figlio da lei per via della profezia che gli era stata fatta, cioè che se avessero avuto dei figli insieme questo stesso figlio sarebbe stato il suo carnefice. Poi Giocasta rimane incinta, però il bambino è costretto a darlo via, e poi lo ritrova, perché il destino, ci insegnano appunto gli antichi, che al destino non ci si può opporre, e per cui alla fine si ritrova in questa storia. Dicevamo ieri in conferenza stampa si parlava proprio di questo, di come questo spettacolo in un certo senso indaghi proprio le cause, più che quello che è accaduto, proprio le cause, quindi va un po' a priori. Va dentro nell'anima, va dentro nei cuori, va dentro nelle vite delle persone, in particolare nel caso di questa prima parte dello spettacolo va dentro nella vita e nell'anima di questa donna, e trovo che oltretutto sia una cosa che non succede mai, perché se diamo per scontato tante cose, tragedie incredibili che succedono, e questa è un'occasione. Io trovo che sia sempre un onore quando posso indagare l'animo femminile, perché abbiamo tanto da imparare, abbiamo tanto da capire anche delle tragedie che poi avvengono nei rapporti con i figli, nei rapporti con i mariti, queste violenze di genere, queste, insomma, dobbiamo tenere viva la sensibilità adesso dal punto di vista proprio così pratico e quotidiano, no? Rispetto a queste cose, a parte i grandi miti che sono comunque delle storie meravigliose che vanno comunque tenute vive, ma va tenuta viva proprio anche l'esperienza di questo, che ci può in qualche modo riguardare, perché sono dei grandi sentimenti che oggi abbiamo un po' di timore, no? Delle grandi ragioni, dei grandi sentimenti che oggi abbiamo un po' di timore a tirar fuori, però le tragedie avvengono e quindi dobbiamo stare attenti
alle ragioni per le quali queste cose avvengono, prima che avvengano. E il teatro ha questa grandissima missione, che è quella di emozionare, di far arrivare le cose nella pancia della gente, in modo che la gente in qualche modo si porti a casa magari un piccolo insegnamento, no? Un'ultima parola invece è un'opinione più personale riguardo, questa non è la prima volta che lei si trova a recitare qui, fra l'altro Giocasta era stata già rappresentata precedentemente a Tindari un paio d'anni fa, si trattava di un testo un po' diverso perché c'era sempre la drammaturga greca Dimitra Mitta, però era anche, c'era un altro autore, Jean Bruno, non vorrei cambiare, ecco, era un'altra messa in scena. La sua impressione, come si è trovata qui a Patti, Tindari, cioè l'emozione anche di recitare nel teatro greco di Tindari? Ma guarda, io trovo che tutti gli attori dovrebbero partire da questa terra. Questa è una terra che ha un'energia, una forza, sarà che c'ha la storia, c'ha la tradizione vera, che non deve far finta di averla, ce l'ha veramente. E quindi io la percepisco questa roba, io la percepisco. Ieri sono arrivata a fare questa passeggiata, insomma c'era anche il Male Mosso, queste isole di fronte che emergevano dal mare, questa forza di questa terra e questa gente meravigliosa. Io trovo che non sia un caso che quelli che arrivano da questi mondi africani arrivino proprio qua, perché solo voi siete in grado di fare un'accoglienza del genere, perché avete un cuore enorme. E io lo sento, siccome noi lavoriamo sulle emozioni, stare qua significa sentire, a parte le luci, la natura, eccetera, ma anche le persone, siete un po' straordinari, un po' eccezionali. Quindi fare teatro qua, voglio dire, è come partire da un terreno fertile. Ecco, mi piace tantissimo a me stare qua. Grazie, noi siamo ben felici di accoglierla. Un abbraccio grande, grande. Grazie. Ciao, grazie tesoro. Edipo, sei tu il colpevole! Ma Giocasta, tuttavia, sapeva tutto molto bene. Siamo col protagonista della seconda parte di questo spettacolo. Infatti lo spettacolo, la tragedia, è suddivisa in due parti, una prima parte dedicata al personaggio di Giocasta e una seconda parte invece dedicata al personaggio di Edipo, in particolar modo l'Edipo a Colono, cioè l'Edipo ormai vecchio nella fase finale della sua vita, che medita su quella che è stata la sua esperienza di vita, su quello che gli è successo. E siamo con l'attore che lo interpreta, e cioè Edoardo Sirava. Come si è trovato ad interpretare questo personaggio? Io l'ho vista molto immedesimata, proprio immedesimato in questo personaggio. Ma prima di tutto assolutamente immedesimato, perché Antigone, che viaggia con lui, che è Valentina Enè in questa edizione, viaggia con lui e lo accompagna cieco a Colono, dice all'inizio è febbricitante, sta attento, mio padre ha la febbre, effettivamente io ce l'ho, come si sente anche dalla voce in questo momento, e tant'è vero che insomma ho avuto dei momenti di sudore, di tosse, di cose, perché ma sembravano appunto parte del personaggio. Niente, come mi sento? A parte questa cosa, io ho fatto Edipo giovane un paio di volte, ho già interpretato Edipo prima della tragedia, prima che sia, è la prima volta che interpreto Edipo a Colono. Certo, purtroppo passano gli anni e ti avvicini a questo personaggio, però effettivamente Edipo a Colono ha delle caratteristiche come personaggio straordinario, appunto si fa il riassunto della propria vita, si tirano le somme della propria vita, e questa è una cosa che è giusto fare, a prescindere dal ruolo che si interpreta. Quindi in questo senso veramente è curioso sia per chi lo interpreta sia, credo, per chi lo ascolta.
Questa non è la sua prima esperienza qui, fra l'altro lei è il presidente del Teatro dei Due Mari, grazie al quale anche questa produzione è stata possibile, quindi è ormai un siciliano d'adozione in un certo senso, perché lei è romano d'origine, anche se io leggevo da qualche parte, non so se ho letto bene, ha origini calabresi oppure ho letto male, però comunque ormai è parte di questa terra. No, io direi, io ho origini molisane, il cognome è molisano, ma... No, sono nato a Roma, però effettivamente parte della mia carriera è stata fatta in Sicilia, infatti molti mi confondono, a parte i tratti del volto, anche come, proprio come siciliano, perché veramente ho fatto più di 50 spettacoli in Sicilia nella mia carriera, ne ho fatti proprio tanti a Siracusa, a Gibellina, allo Stabile di Palermo, allo Stabile di Catania, a Tindari appunto, a Segesta, a Tindari, poi c'è stata questa, aver fondato insieme a Filippo Amoroso e Mauro Romano, che abbiamo fondato insieme il Teatro dei Due Mari, che tiene in vita questo teatro meraviglioso, che forse, diciamo, non so se è il più bello, ma comunque è uno dei più bei teatri del mondo, con questo panorama sulle Eolie, e fare lo spettacolo alle 7 di sera con questo tramonto sulle Eolie è veramente una cosa splendida e meravigliosa. E soprattutto si possono ancora fare qui in questa terra delle cose che abbiano un valore, un'intelligenza, e soprattutto si possono fare cose che abbiano a che fare con la bellezza, che è sempre più raro in Italia. Ieri in conferenza stampa si parlava proprio di questo, del progetto di portare, di creare qualcosa di concreto, di stabile anche qua per quanto riguarda il teatro, quindi portare delle grandi produzioni, sebbene si parlava anche di come la situazione del teatro italiano non sia esattamente florea, però si vuole ricominciare proprio dal teatro della provincia per dare una nuova speranza. Ah sì, insomma, voglio dire, bisogna andare a sfasciare un po' certi, perché in questa povertà, in questa disinteresse delle istituzioni nei confronti del teatro italiano, ovviamente resistono alcuni baluardi, alcune situazioni che sono belle, arroccate, per cui è sempre più difficile per gli altri, per chi vuole portare una proposta nuova, per chi vuole lavorare, si riducono sempre più gli spazi, e allora in questo senso la provincia in genere costituisce un bel luogo dove si possono fare delle cose, un bel luogo di buona fede, perché qui abbiamo lavorato con dei giovani ai quali non va detto che faranno sicuramente il teatro, che faranno sicuramente gli attori, ma va detto che è un mestiere molto difficile, con grande sincerità, mentre per esempio nelle grandi città appaiono manifesti di scuole in cui comunicano che lì diventerai un attore vero perché lì studi il metodo americano. Tutte stronzate, insomma, ovviamente. La realtà è che è un mestiere molto difficile, che va fatto con grande studio e con grande tecnica e con un po' di talento. E quindi io credo che in questo senso, per esempio, fare tutto questo lavoro che stiamo facendo qui a Patti mi sembra molto interessante. C'è un teatro meraviglioso, abbiamo parlato prima, c'è un bellissimo teatro che è lo Ioppolo qui in città. Io credo che questa città potrebbe veramente fermare una piccola roccaforte che dia fastidio un po' ai tutori dell'ordine del teatro italiano, ecco. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Siamo con uno dei protagonisti di Giocasta Edipo, Cesare Biondolillo, che interpreta Edipo nella sua fase giovanile, Edipo da giovane, nella prima parte della tragedia in Giocasta. Tu sei un attore siciliano, palermitano esattamente, precisamente, quindi è un'emozione doppia, immagino, recitare su un palcoscenico proprio siciliano. Assolutamente sì, per me è stata una grandissima esperienza e poi è stato bello soprattutto conoscere artisti della mia terra, come il nostro regista Stefano, e un motivo in più per dire che in Sicilia il nostro teatro va fatto dai siciliani, quelli che ci credono, come Stefano Molica. Poi la nuova esperienza per me, io non ero mai stato a Patti, mi sono reso conto di quanto è bello vedere le bellezze naturali di Patti, che secondo me è un luogo naturalmente predisposto per il teatro. E poi, tornando alla mia di esperienza personale, per me è stato un motivo di ricerca. Ci siamo molto scontrati inizialmente sul testo, Stefano mi ha spiegato molto di quello che voleva, io credo in qualche modo di avere trovato in lui una persona
che mi abbia, come dire, illuminato, perché come voi sapete, perché avete visto lo spettacolo, il testo è molto particolare, perché non è il classico Edipo o Edipo, come si preferisce, ma appunto è tutto incentrato su Giocasta, quindi il ruolo di Edipo viene visto in maniera completamente diversa, e quindi è stato molto bello cercare delle risposte o delle motivazioni diverse o altre, perché anche è arrivato il momento di dare forza alla donna, al ruolo della donna. Pertanto Giocasta è un testo molto attuale, ecco, è il momento di Giocasta. Pertanto questo spettacolo ha una forza in più perché è fatto al momento giusto. E poi voglio dire, recitare con Caterina Vertova sicuramente per me è un motivo di orgoglio, perché è una persona molto generosa, è uno di quegli artisti che oltre a essere bravi e talentuosi è una persona che è generosa, e in teatro spesse volte non sono tutti così, soprattutto chi ha un nome importante come Caterina. Quindi la ringrazio di questo, ringrazio voi semplicemente per la disponibilità che avete avuto, grazie. Grazie a te. E qui c'è un'altra protagonista, interpreta Antigone, anche lei è un'attrice palermitana, Valentina Enea. Le tue impressioni? Ma le mie impressioni sono il grande, grande gioia di avere partecipato ad un progetto prodotto dal Teatro dei Due Mari, e che ha avuto appunto l'avallo del Comune di Patti, perché mi ha permesso di lavorare con due professionisti d'eccezione come appunto Caterina Vertova e Edoardo Siravo. Abbiamo sviluppato con Stefano Mollica questo progetto meraviglioso su Edipo a Colone, una riscrittura, la seconda parte, da testi appunto ormai celebri tra Seneca e Sofocle. Il ruolo di Antigone però è stato dal regista rivisitato in una chiave diversa da quella usuale che si vede insomma spesso nelle tragedie classiche, e questa è stata la cifra che mi ha colpito personalmente di più, perché è un Antigone che gioca un po' col teatro, e quindi c'è questo aspetto un po' metateatrale, ecco, che si percepisce nello spettacolo e che mette in gioco tutta la dinamica appunto scenica, della finzione, della verità, del credere e non credere, insomma, dell'entrare e uscire da quello che è un personaggio. Antigone ne attraverserà diversi, la sorella Ismene, poi Creonte, poi il fratello Polinice, ed è stato importante per me questo affrontare con il regista questo testo, perché mi sono resa conto insomma di come, anche se qualcosa di già scritto da almeno 2500 anni, si possa ancora trovare delle profonde connotazioni reali e attuali ancora oggi, ed è stato bellissimo, perché questo rapporto padre-figlia che viene fuori nel secondo tempo è molto interessante e mi ha dato tanto. Poi dividevo la scena con Edoardo Sirau e con tutto quello che insomma ne può derivare, per cui insomma è stata una bellissima esperienza che non vedo l'ora di rifare ancora e ancora e ancora. Grazie. In effetti è un testo attuale, basato anche sulla drammaturga greca Dimitra Mitta, che è un'attrice contemporanea. Stefano Mollica, questo spettacolo per te ha avuto un valore particolare, perché sono stati protagonisti anche in parte nel coro i tuoi ragazzi, i ragazzi della tua scuola di teatro, la Macchina dei Sogni. Ma guarda, questo è un punto molto importante per noi, di lavorare con degli attori come Valentina, come Cesare, come Caterina Vertova e come Edoardo Siravo. È un'opportunità unica che insomma non credo sia, non credo che capiti tutti i giorni. L'esperienza anche per me è stata importante, non solo per i ragazzi. Credo che questo sia uno dei primi passi, perché non è la prima esperienza di questo tipo che facciamo, ma che sia importante che continui, cioè questo è un secondo passo, il secondo step di un progetto che insieme al Teatro dei Due Mari e all'amministrazione comunale di Patti stiamo portando avanti, alla direzione artistica di Anna Ricciardi.
stiamo portando avanti e che penso che ci porterà, spero, che ci porterà a insomma, risvegliare un po' il movimento teatrale a Patti, che ha, Patti che ha una tradizione, un posto come il nostro, bello come hanno detto tutti, ma che ha nel suo territorio la fortuna di avere un teatro antico, deve per forza, secondo me, mettere al centro come dire, della sua politica culturale il teatro. Quindi è normale che noi cerchiamo di organizzare degli eventi, delle esperienze che ci portano a, insomma, a far venire la gente a teatro, a creare un pubblico e a dare un, come dire, un contributo anche alla vita culturale del nostro paese. Detto questo, questo, vorrei sottolineare che questo è il primo spettacolo prodotto a Patti dopo tantissimi anni, che probabilmente, se tutto va come deve andare, andrà in tournée, quindi è una cosa che non succedeva dal 1996 con Aiace, prodotto dal comune di Patti, quella volta lì, regia di Paolo Gazzara. Quindi è una cosa che veramente ci rende orgogliosi. Io ringrazio il Teatro dei Due Mari, Caterina Vertova e Edoardo Siravo, Cesare Biondolillo e Valentina Enea, per veramente l'affetto, la passione con cui hanno preso parte a questo progetto.